Bene amici, allora andiamo con un altro appuntamento, eccoci qua, Estoria, inaugurazione a Gorizia, 23/5/2014, decima edizione. Niente, adesso vado direttamente, Carlo, visto che lui è presidente provinciale della Proloco e oggi è diventato un militare italiano che sta scortando una signora di Rovereto, da come ho sentito, vado dalla signora di Rovereto. Senta, lei è venuta a Gorizia, come ha trovato questa città? Sono venuta per promuovere il Trentino. Ah, il Trentino, sono, vedi? La Borsa Europea del Turismo sulla Grande Guerra. Hai capito, Carlo? A Gorizia arrivano da tutte le parti. Da tutte le parti? Da tutte le parti, anche da Rovereto. Anche da Rovereto, adesso torno di nuovo. Senta, lei è un gioiello dei dell'acquario, innamorata vita, giusto? Esatto. Senta, allora lei cosa propone invece nel Trentino? Trentino proponiamo un sacco di luoghi, il Museo Storico Italiano della Guerra, ma sono curiosa di scoprire anche quello di Gorizia, che non conosco, e i percorsi sulle trincee della Grande Guerra, la Campana dei Caduti, che è un simbolo di pace importante, e un sacco di escursioni con accompagnatori storici del Trentino, quindi ti aspettiamo. Va bene, senti, allora niente, noi ti facciamo, speriamo che qua ti trovi bene. È il tuo uomo quel signore là? No, è il mio capo. È il tuo capo? Tu sei già sposata praticamente, non possiamo neanche chiederti la mano noi. No. Niente da fare, vabbè. Senti, mando un bel saluto a tutti gli amici di Gorizia. Saluto a tutti gli amici di Gorizia, del Friuli Venezia Giulia, spero di tornare presto a trovarvi, anche come turista. Benissimo, signor Carlo, ha sentito, cosa dice di questa... Ma io penso che sicuramente a questo punto dovremmo fare un gemellaggio. Gemellaggio, no? Sì. Tra la parte storica isontina e quella appunto trentina, no? Per creare un bel connubio, una bella sinergia storico-culturale per poter fare anche uno scambio. Loro vengono a visitare le nostre trincee e noi andiamo a fare i figuranti nelle loro parti appunto... Senti, hai notato il procacciatore d'affari? Addio, no? Perfetto. Guarda che c'è il fucile, hai visto? Bene, senti, allora chiudiamo, mettetevi vicino tutti e tre. Eccoli qua, noi chiudiamo per Gorizia TV. Un bel saluto a voi e a tutto il Trentino. Arrivederci. Ciao. Bene, salutiamo Rovereto, il Trentino. Saluto Carlo della Proloco. E speriamo che il Trentino andiamo anche noi a filmare qualche volta là. Adesso andiamo invece in questo posto che mi ha detto Carlo, ecco qua un tedesco, attenzione, fate attenzione qua, per fortuna che è tranquillo, Bene, qua salutiamo la dolcezza, io la chiamo la svedese, la compagna di Carlo, presidente della Proloco, provinciale della provincia esuntina, e qua siamo all'inaugurazione di questa decima edizione. Io ho fatto la prima inaugurazione, in quell'epoca mi avevano chiamato, secondo che c'è le prime ti chiamano, dopo non ti chiamano più naturalmente, no? Ma non importa, noi siamo qua almeno per fare presenza in decima edizione, diciamo che qua c'è il sindaco, c'è tanto parlare francese quest'anno, veramente da come ho sentito, e comunque c'è questa decima edizione e tra poco andremo a sentire questo signore cosa fa. Eccolo qua, bene, e facciamo una carrellata delle varie persone che sono venute, che sono intervenute a questa inaugurazione, e adesso tra poco andremo perché c'è Veltroni. Io così per caso giro, mi trovo Veltroni, che l'avevo filmato nel 2008 ma non ero riuscito a intervistarlo. Adesso fate attenzione, qua ci facciamo intanto la carrellata di questa inaugurazione di Estoria 2014, decima edizione. Io veramente ho intervistato tantissimi personaggi, Dario Fo, la nipote del leone del deserto, là come si chiama, che adesso così al volo non mi viene in mente, Rommel, eccolo qua, Rommel, qua abbiamo invece Pietro Zoruppi, ed eccolo qua Veltroni. Ecco Veltroni che sta filmando il suo libro. Ho notato una cosa, che intanto che lui firmava questo libro c'era una bellissima musica dietro, e ha voluto sapere il titolo di... Io vado a controllare le scarpe, giusto per così per sapere che tipo di scarpe che incalza Veltroni, no? Naturalmente lui è un grande personaggio, era primo ministro, ha avuto una storia grande. Qua abbiamo la grandissima Lamberti, che praticamente... Hai comprato qua in questa città? Quanti anni fa? 10 anni fa?
ricordo. Non è 5 anni fa, sono 10. Avevo un bambino piccolo. Che è venuto al Teatro Verdi. Quanti? Cinque. Bene, adesso andrò a chiedere a Veltroni se lui si ricorda. Guardate un po'. Stiamo dicendo quanti anni fa che è venuto a Gorizia lei. Si ricorda? Sono venuto nel 2008. Sei anni fa. Avevo un bambino piccolo. Avevo un bambino piccolo. Ecco. Avevo un bambino da 6 mesi. Possiamo non immortalare. Grazie, anche se c'è un gesto. A chi? A Lucia, sulla Uesina. Signor Veltroni, questa è una signora che ha un grande potere nello sport. Bene. Fa delle iniziative veramente importanti. Eccola. Grazie. Grazie signora Lamberti, la saluto. Posso scrivere in garba? Adesso proverò a vedere se riesco a intervistarlo, perché nel 2008 non c'era riuscito. Vediamo un po'. Qua firma, fatta dolcezza, tantissime donne, tutte le fan di Veltroni, tutte bellissime donne. Eccoli qua, adesso andiamo a sentire, facciamo un successo tutta quella carrinata. Veltroni, l'altra volta io non lo so riuscito a intervistarla perché era impegnato nel 2008. E perché vogliamo cambiare questa sana tradizione? Vabbè, comunque ci dica qualcosa su questa città di Gorizia e basta. È bella, ok. Benissimo. Grazie. Lo ringraziamo per questo saluto. Bene, saluto la grandissima Guzzone del Segno della Vergine, saluto il grandissimo avvocato e il grande presidente della banca, una delle migliori banche. Adesso vi faccio vedere questa bella puntata che è l'inaugurazione. Oh, un gioiello, eccola qua. Oh, buongiorno, come sta? Buongiorno. Ma io questo gioiello, veramente un gioiello così a storia, ci mancava proprio. Senta, lei di dov'è? Di Gorizia. Allora io mi vado a vendere, che non l'ho mai filmata da nessuna parte. Mannaggia, deve venire più spesso a bere il caffè da me allora. Dove vai? Dove c'hai tu il caffè? Io lavoro qui in Morocco. Ah, in Morocco? Sì. Boh, allora senti un attimo, non corro perché vedo che sei una che corre. Senti, di che segno sei? Acquario. Innamorata vita, perfetto. Certo. Nome? Gaia. Questo è il tuo boys? Sì. Eccolo qua. Ecco chi ci frega le donne. Eccolo qua. Senti, sa che noi siamo Gorizia TV, impossibile forse avrei visto qualche volta, una almeno, no? Senti, vuoi fare un bel saluto a chi vuoi? Stia vicino adesso visto che è qua, eccolo qua. Chi vuoi fare saluto? Chi salutiamo? Salutiamo Walter Veltroni, visto persone, che abbiamo questo VIP oggi. Saluto tutte le persone che mi conoscono. Perfetto, è il detto di sempre. Tu invece? Altrettanto. Tu invece l'avevi con Veltroni. Hai visto che si è ingrassato? Che io l'ho filmato del 2008, sta andando su. Le idee invecchiano, specialmente di quelle di Veltroni. Pensare troppo fa male. È vero, pensare troppo fa male, vero o no? Bisogna andare al Bar Morocco però. Esattamente. Allora, per vederti a te al Bar Morocco. Certo. Senti, mando un bel bacio, un saluto. Ciao. Bene, Gorizia saluto TV. Questo grande gioiello, se volete vederla, al Bar Morocco, cari amici, del segno dell'acquario, innamorata a vita. Bene, allora cari amici, il programma è finito, il servizio è finito, ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti.